Non ve l'ho detto prima, ma c'è un piccolo problema. Guardala, guardala, come un biscio, come un biscio, Dio buono. Ciao raga, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui col 125, con l'Husqvarna 125, per proseguire la serie e fare il primo test su strada in rodaggio. Vi ringrazio in anticipo per il supporto che mi avete dato nell'ultimo video dove l'abbiamo accesa. Prima di iniziare vi faccio vedere cosa ho fatto off camera, visto che ho fatto qualcosina, altrimenti non saremo qui. La sella l'abbiamo fissata, ma come l'abbiamo fissata? Perché qua magheggi. Di solito qui ci va un pezzo in ferro, insomma, un pezzo fatto decisamente meglio di questo. Però dato che quando ho comprato il serbatoio non c'era, questo me lo sono fatto fare al tornio in Teflon. Fortunatamente per girare la sella va benissimo così. Ho fissato tutte quante le plastiche un po' in velocità, tranne il codino che vedete che è ancora un po' traballante e basta. Qua bisogna ancora sistemare un po' qualche plastichina, bisogna dare una pulita, insomma, bisogna fare degli altri lavoretti. Come vi ricorderete, nell'ultimo video avevo montato un carburatore che mi aveva prestato un ragazzo. Oggi fortunatamente ho risolto quel problema, almeno spero. Ragazzi, ho comprato questo Mikuni TMX2 o TMXX, dipende da come li volete chiamare. Questo è derivazione Husqvarna CR e come saprete questo è il carburatore che montano anche KTM SX125, Yamaha YZ, eccetera, eccetera. Quindi è un buon carburatore, abbastanza stabile di carburazione e questo sarà quello che utilizzeremo oggi, sperando che sia leggermente carburato, ovviamente. Oltre a ciò sulla moto manca ancora il liquido refrigerante e la catena per collegare motore e ruota posteriore e poi mancano i parastelli. Ultima cosa, poi procediamo. Secondo voi questo Sile, che era quello del 300, si può adattare su questa moto? Cioè tipo tagliandolo... ok, adesso le mani occupate. Tagliandolo un po' prima del finale e poi saldandoci tipo il pezzo che c'è qua. Questo pezzo qua lo saldiamo su questo oscile. Così mettiamo una roba figa al posto di questo HGS che è disintegrato. Iniziamo. Vediamo com'è. Alla terza, va bene. Dai, ci sta. Guardala, guardala, come un biscio, Dio buono. Prendiamo, la infiliamo senza... Ok, fa la brava, va dentro. E il filo dell'acceleratore c'è. Perfetto. Non ci ho mai messo così poco. Controllate sempre qua lo spillo. Facciamo così. Il gioco è fatto. Non ve l'ho detto prima, ma c'è un piccolo problema. La larghezza del carburatore è diversa da quel del tipo 1. Questo è più corto, quindi la distanza che c'è tra il collettore e il manicotto che va all'aspirazione è sempre la stessa. Ci sarà, diciamo, ci sarà probabilmente da alzare un attimo il pacco, così da avere una distanza più ragionevole, così da non avere le cose che tirano come le bestie. Non mi piace proprio per niente. Cioè, dovrebbe andare dritto, diretto, ma... Cioè, guardate che spoceghi! Diavolo maledetto! Alla brava, fascettata, dai. Dai. Molto, molto, molto meglio. Sembra abbastanza fissato, eh? Sembra abbastanza fissato. Adesso è il momento della verità. Apriamo la benzina, ragazzi, e vediamo se effettivamente piscia ancora benza. Questo è, credo, l'ultimo tentativo. Ok, si è riempita tutta la vaschetta. Senza perdere nulla all'apparenza. Adesso proviamo ad accenderla senza stofegarci.
ok, fermi. Tiro l'aria, vediamo se va meglio. Allora, la moto è partita. Che parto però, ragazzi, mamma mia che parto. Allora, adesso l'obiettivo è provarla subito. Quindi mancherebbe l'acqua nei radiatori. Io ci metto l'acqua solo per fare questo test. Poi mi raccomando il liquido. Vi consiglio di non girare con l'acqua. E poi ci mettiamo la catena, perché altrimenti non va niente. Dovremmo esserci. Ho fissato anche lo staccamasse con due fascette al volo. E iniziamo questo rodaggio. Ok. Ho fatto un giro qui in giardino per settare un attimo la frizione. Stacca subito. È tutto nuovo, quindi bisogna fare un bel rodaggino. Ho messo un po' a posto il minimo, l'ho messo un po' più alto, così magari non muore. E adesso la proviamo un pochino, mi serve anche mio fratello, così se ci dovessero essere problemi, anche se spero di no, riusciremo a tornare a casa. Raga, sono tornato dal giro e voglio farvi un po' di considerazioni finali per questo primo giro in rodaggio. Avete sentito e visto che comunque, anche se siamo in rodaggio, qualche acceleratina l'abbiamo fatta.
sono abbastanza soddisfatto, posso essere sincero. Una cosa che mi è piaciuta davvero molto è il cambio. Il cambio è davvero, ma davvero morbido. Finalmente il carburatore funziona senza problemi. Finalmente, cazzo, non perde benzina. Secondo me è anche meglio. Come carburazione ho messo un 380 di massimo, 45 di minimo, spillo a metà. Sinceramente, secondo me è un po' magra, senza dubbio. Però per questo giro mi accontento di questa cosa. Adesso ci saranno da fare degli altri lavoretti che vedrete più avanti, spero nel minor tempo possibile. Dovrò ordinare anche un kit di getti per carburarla al massimo, così possiamo scannarla bene. Comunque per ora ho fatto circa 15-20 km, ho girato qua vicino a casa mia senza problemi e siamo abbastanza soddisfatti. Sono soddisfatto e l'unica cosa è che magari il silenziatore lo andrei a cambiare con un FMF più che altro, che ce l'ho già qua, magari faccio un video figo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti del mio 125 Husky SM a mio cugino. Raga, mi raccomando, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto, visto che penso sia verso la fine. Vi dico già in anticipo che sì, sarà in vendita, me l'avete chiesto, in 50.000 sarà in vendita verso fine febbraio, inizio marzo, insomma. Quindi c'è ancora un mese abbondante, sì, quasi 2 mesi di tempo per finirla. Ci metteremo altri pezzi, altre cose fighe e basta. Io sono soddisfatto. Mi raccomando, un bel mi piace, un commento e la campanellina, così da ricevere tutte le notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!